Dio ragazzi, abbiamo finalmente superato i 250.000 iscritti sul canale Zeb89, un quarto di milione. Per questo evento speciale ho pensato bene di sottopormi ad una tortura, ovvero quella di giocare a dell'erciume Steam, arrivato fresco fresco dal Brown Light. Diamo inizio alle danze con il primo dei nostri pretendenti, Project Pulsation. 5 eurini, solo 5 vedrai, e Project Pulsation tu acquisterai. Ma come? Non è Powered by Unity? L'hanno creato con l'Unreal Engine 4. Mamma mia! No, io voglio giocare in 2K. Questo è Marte. Siamo nello spazio, su quello che sembra essere una navicella, appunto, spaziale. Sento un rumore di sottofondo di un certo fastidio anche. Andromeda. Io sono Vladimir Putin. Io bevo vodka dal naso. Ah, quella è la traduzione in russo. Adesso comincio a capire. Eccoci qua. Ma come mai c'è questa sorta di riquadro in basso a sinistra? Ossigeno. Ma che devo fare? Cos'è un condotto di un ascensore? Cosa sto guardando? E all'improvviso tutto muto. Non si sente più nulla. Vabbè, vabbè. Ecco, l'unica cosa udibile è l'arma del nostro protagonista. Ci si può abbassare? Eh sì, con C ci si abbassa in modo scattoso. Ragazzi, in questo preciso istante, ciò che mi sta piacendo di più è il comparto sonoro. Lo sentite anche voi? No? È perché non c'è. Bliet Productions presenta Project Pulsation. Qua siamo in un centro di comando. Qualcuno ha scatafasciato l'intera stanza. Zeb, meglio se stai in allerta, che qui potrebbe spuntare pressa poco quasi. Oddio, cos'è? Ma che è? Oddio. Un omino senza texture che compie gesti inconsulti? Sembra stitico. Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Mori! È sparito nel nulla. Oddio, ecco, rieccolo! Rieccolo! Ma cosa vuoi? Che vuoi da me? Oddio, belle ste texture. Andiamo qua giù, va. Andiamo qua giù. Cos'è? Cos'è? Munizioni? Non lo so. Saved. Simpatici russi, almeno i salvataggi li hanno inclusi. Tanto di cappello. Percorriamo questo tunnel nella speranza che ci porti da qualche parte più simpatica. Allora. Oh, io vado avanti a sto punto. Non ho molte alternative. Ok, siamo giunti in una stanza di tubi. Allora scendiamo. Oddio! No, 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 scherzo! Che roba è? Oddio! Le bombole del gas. Oddio! Oddio! Se non c'è neppure una ruga per terra, come fa a incepparsi? Perché? Per quale motivo? Provo ad evitarlo. Forse non era la cosa più intelligente da fare. Vabbè, l'importante è che ci ha salvato la partita. O no? Oh, ma non si muove! Non si muove! Ma perché? Non posso neppure muovere il mouse, nulla. Guardate, lo vedete il dito? No, cioè, è proprio costretto a fare Alt F4, Alt F4. Madonna, che scrigno di merda! Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? No, dove? Che? Oh mio Dio! Oh mio, cioè, ho toccato l'omino stitico, mi ha teletrasportato in questa stanza con le luci boh, cambiate, più scure, tipo. Ma che
Ma voi ci state capendo qualcosa oppure? No, perché neanch'io, neanch'io. Gli devi sparare, sennò rompe le palle, vedi? Sennò ti ghiaccia le chiappe. Guarda, li vedo da qua. Uno, due, tre. Dov'è l'altro? No, ce ne sono altri, ce ne sono altri. Madonna. Via! Devo stare attento. No, all'improvviso, dai. Oddio, ma... Oddio, ma questa volta ha funzionato invece, a differenza di prima. I plasmerini, oddio. Eh no, qua bisogna evitarli, credo. No, no, non si spacca. Io provo ad andare da questa parte allora, visto che di lì non si può andare. Allora. No, di piacerebbe. Una palla sospesa in aria, che cazzo. Vabbè. Sì, ma sto gioco mi ricorda all'Asur. Devo evitare anche qua le trappole, così. Wow. Aia. No. Ma che palle. Ma che si capovolge la visuale? Wow. L'Asur. Devo calcolare la traiettoria. Sì. Dai, dai, dai. No, no, si inceppa. Furno. No, no, ritentiamo, ritentiamo che l'ho capita. Ritentiamo che comunque l'ho capita. Allora, devo andare prima qua. Sì, però veloce, non lento. È così. No, non così. Dai, dai. Salta nel buco. Oddio, sì. Oddio. Ancora. Fino ad ora, però, ragazzi, vi confido che non sono neppure minimamente pentito del mio acquisto. Anzi, mi sto veramente divertendo perché un gioco così era da un po' che non lo provavo, veramente. Cioè, questi nemici, l'intelligenza artificiale soprattutto, è veramente, direi, la ciliegina sulla torta in questo contesto. Perché, come vedete, è ben strutturata, ben pensata. Fa schifo! È un gioco sfondato, non funziona nulla! Ma vai a cacare, vai! La texture presa direttamente da un bagno. Chi è che bisbiglia? Chi è che bisbiglia? Ma io una porta così con questi ingranaggi dove l'hanno tirata fuori? Tutto messo a caso. Dov'è che devo andare? Mi ha salvato la partita e quindi... Oddio, si è aperto di qua. Senza motivo. Non so come ce l'abbiamo fatta, boh. Cioè che poi si vede che tutti questi pezzettini sono copia e incollati in giro, si capisce? Ed è quello che ti fa salire il conato di vomito. Quando vedi che è tutto fatto in modo sbrigativo, senza il minimo impegno o volontà di fare, così, no? Cosa? Delle scale che non portano da nessuna fottuta parte? Cioè, non c'è nulla qua. Ma io dico, ma cosa ti viene in mente a mettere delle scale là al muro? Ah, si è aperto qua. Scendiamo. Oddio. Un fantasma diversamente abile? No, praticamente, ragazzi, ho notato una cosa di sterco. Ovvero che quando arrivi qua giù in questa stanza, se cerchi di andare avanti, ti ributta indietro alla stanza con la sedia a rotelle. Quindi non so bene come Cristo andare avanti. Vedi? Qua mi si sfoca la visuale. Enter the code number. Ma io che ne so? Incorrect number. No. Ma che... Si sono sovrapposti i menu! Uno sopra l'altro! Lezzo! Cosa a Cristo sta succedendo? Oddio, eccolo là il numero! 99. E vaffanculo. Correct. E correct. Mi fa andare di qua. Oh, adesso possiamo andare avanti di qua. Guarda dietro la grata con le braccia tutte tese, immobile, rigidissimo, proprio fiero, eh. Madonna che ceppo. Un altro livello. La stanza degli esagoni. Bello, eh. Questo è un materiale default dell'Unreal Engine, tra parentesi. Tra l'altro stirato male, vedi l'esagono schiacciato, bello così, no? Ma io boh.
Basta! Basta, 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 basta. Via, 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 scappa, fuggi, verme! Sì, è ora. Madonna. Oh mio Dio! Il Mac Pro! E ora? No, no, questi fotogrammi però a sorpresa. Madonna. No. Aiuto. Ma che sta succedendo? Ma no, no, così non mi piace, così non mi piace. Ma che cazzo? Oh, non fa venire mal di stomaco. Cos'è? Non posso più muovermi. Dai. No signori, questa è stata un'esperienza proprio da proprio ti scende, no, il brivido addosso di schifezza. Il gioco invece che andremo a provare adesso, che si chiama Absence, ne costa 6. Oddio, siamo tornati agli origini. Assenza di cosa? Di qualità? Lo scopriremo ben presto. Avviamo una fiera partita. Oddio, oddio, che pugno negli occhi di grafica. Iniziare un gioco da un cesso non è tra le cose più promettenti che un videogioco possa offrire, come apertura, intendo dire, no? Oddio, devo andare a picciare. Oddio, chi è che ha chiuso l'accesso a chiave? Aspetta, ma... Hanno asportato i cessi. Cioè dovrei cagare per terra in pratica. Mi stai dicendo questo? Cesso non c'è. Vediamo com'è questo Absence. Un bel cestino. Pulito devo dire. Ok, muro invisibile. Andiamo di qua, dai. Che è? Ma come mai sto alone rosso intorno alla visuale? Che sta succedendo? Sto già morendo spontaneamente. Ma che cazzo? Cuore che batta a mille. Madonna, belli i salti. Chiuso. No. Devo trovare il modo di aprire questa porta. Non c'è una chiara indicazione di cosa devi fare, niente. No, cos'è? Cos'è? Cioè sono morto spontaneamente. Ma perché ho corso troppo? Come faccio a levare la pausa? Non si leva la pausa! Anche in questo caso Alt F4. Costretto ad utilizzare il magico strumento che funziona sempre. Cioè sviluppatori che non sono capaci neppure a creare un menu di gioco. Ah, ma qui c'è una nota, un foglio di carta. Manco l'avevo visto prima. Mi dispiace di averti lasciato. Eri svenuto e sono andato a trovare aiuto all'ufficio principale. Se ti svegli prima che io ti raggiunga, allora recati in ufficio. In più c'è una torcia nella casetta di là. Ah, ecco perché era chiusa. Quindi la torcia sta lì. Aspetta, cosa c'è qua dentro? Dimmi che c'è una chiave. Ah, ma era qui la torcia. Non di là dove stavo cercando di aprire. Qui. Ah, ok, ok. Meglio così. Adesso però almeno abbiamo la torcia, riusciamo a vedere qualcosa. Guai a correre però, che ti viene un crampo. Ma... Cioè, si è aperto! Non ho raccolto nessuna chiave e la porta si è aperta. Cioè, se... No, ma... Cioè, fatemi capire... Io veramente sono senza parole, non riesco a commentare quello che sto vedendo. Gate key collected, ah, quindi è la chiave per il cancello. Ok, scusate, no, ma comunque non ha senso che sia aperta la porta lì che prima era chiusa, non ci sono scuse. Adesso questo cancello dovrebbe aprirsi, dovrebbe schiudersi. Cioè, mi si è aperto nel muso, trapassandomi. Vedo un edificio là in fondo. Park Office, uffici dei giardini. A questo punto entriamo in ufficio. Entriamo in ufficio.
se ne ha ricevuta. Oddio, il caffè però lo voglio, il caffè. No, il caffè non si può bere, guarda che bastardi. Ma che è? La pallina luminosa che svolazza, ma che è un corvo? Guarda, eh. Oddio, siamo saltati sopra. Sopra la ca... Oh mio Dio. Oddio. 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 No. No, no. Non dirmi che adesso accade quello che temo. Siamo fuggiti dai confini del gioco. Dai confini previsti da questa fierissima opera, eh? No. Io non mi farò di certo trattenere da quattro mura. Oh mio Dio. Guardate che spiano inutile. 6 euro per questa roba. Per andare in giro su un pianerottolo. Madonna, lo cosa è di strano. Ma io non so. Cioè, non... Capito? Non ci avevano pensato. Ecco, da capo, da capo. Madonna. No, dai, no. Rifarsi tutto però non mi va, sinceramente. A me non andrebbe. Non andrebbe proprio. Gli uccelli hanno volato via portando con loro la mia collana. E non sappiamo come fare per rimediare. E che c'entro io? Guarda, qui c'è stato Bruno Strati. Ma non è che gli devo puntare la luce addosso, scusami, eh. Ah sì, vedi, vedi, l'ha fatto cadere. Oddio, sono un genio, sono un maledetto genio del male. Oh. Ah, era una chiave, non era la collana. Oh, che cazzo vuoi? Mi sta arrivando il becco in muso. No, no. No, no, qui è Resident Evil. No, 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 vai. No, crizzoso. Oh mio Dio, si è rotto il ponte. No, io vado qua, addio. Il livello delle fogne c'è in quasi tutti i giochi. Quasi. Oddio, c'è un muro invisibile dove c'è l'acqua. Volevo farmi un bagno, peccato. Ho utilizzato questo affare, forse ho disabilitato la corrente, può essere. Vai, è due. Qualcosa, bello o brutto che sia, è successo. Sto rimbombo, cosa dovrebbe significare? Get out of here! Get out of here! Don't play this game, it sucks! No! No! Chi è stato? No! No, da capo! Non mi dire che devo iniziare da capo! Non me lo dire neppure per scherzo! Ma poi sono morto senza motivo. Cioè, è apparso qualcuno alle mie spalle, sono crepato! No! 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 Sì, ma rompe le palle dover rifare tutto ogni volta! Ho capito che sono morto, che ci deve essere una penalità, ma fammi ricominciare dal checkpoint! Non so, dall'entrata alle fogne, ma da capo! Tutto da capo! No! Non beccarmi! Non beccarmi! No! Non mi beccare! Non mi beccare! Non mi beccare! Dio! Dio, Dio, Dio! Ma quale santo deve uscire rifà sta cosa da capo un'altra volta? Un affare da disattivare. Facciamolo, facciamolo, facciamolo. Vai. Adesso però... Sento i passi. No, che cazzo è? No, 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 no. No, no, col chi che è Gollum? È Gollum. No, 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 senti, vai via, dai. Non stare qua. Dai, dai, dai. Che è? No, 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 senti. Incantati, buggati, non lo so. Non mi seguire. Boh, se n'è andato. Meglio così. Oddio! No, no, no! Io scherzo! Allora, o muoio per via del mostro o per via di un crampo. Non so quali dei due. No, dai, ma non è giusto! No, no, non è! No, no, no! Io posso spiegare tutto! C'è proprio prepotente. Mostro, non apparire, dai. Perché non... Lasciamelo! No! Ma dai! Cioè, no, eh. No, ma a me non va bene così.
No, madonna cara, che cazzo devo fare? Basta, vaffanculo, vai. Se deve essere così mi puoi lisciare le mele, ma da oggi a domani, mamma scherzi. Chi Cristo me lo fa fare di ricominciare un'altra volta sto schifo? E poi, ammesso che finisci quella parte, secondo me finisce il gioco. Guarda, ci metto le mani sul fuoco. Voltiamo pagina, che meglio. Adesso proveremo Youth Drainers. Soltanto a vederlo dallo store page salta subito all'occhio, ma non in senso positivo. Non può essere peggio di quello che abbiamo appena assaporato quest'oggi. Dai, nuova partita. C'è. Ma non va in nuova partita? Cos'è? Cioè, ah, col mouse non puoi cliccare, devi usare WASD. Sì, ma se premo invio non mi... Ma devi premere spazio per confermare, spazio. Io non lo so. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Una tizia con le tette al vento. Uno non se lo aspetta. E che devo fare? Io non lo so. Cioè, devo premere tutti i tasti. Dio. Allora ci si può muovere con le frecce. Io veramente non ho parole. Ma c'ha il mento deformato. Che è? Gli hanno rotto la mascella con un cazzotto. Tutto schiaccia così. Che io tra l'altro non ho neanche capito i comandi. Dovrei andare indietro. Ma con ESC non si può. Guarda, neanche qua. Oggi che è la compilation dei giochi che non, in cui non funziona ESC. Cioè, no, seriamente, doveva reagire così in fretta. Ci sono i skill check, un po' alla Dead by Daylight. E devi premere spazio al momento giusto per evitare che compaiano dei cattivi signori. Cerchiamo qua. Niente. Ma la torcia com'è che si usa? Io veramente sto provando tutti i tasti, ma non so come accendere. Entriamo qua, che altro c'è? La televisione? Ma se appare Roberto Marini, guarda che... No! No, non ho sbagliato. Forse la devo accendere. Ma va alla velocità della luce. Come faccio ad usare la torcia? Come faccio ad usare la torcia? Oddio. Con X. No. Vabbè, ma tutto buio che... No! Sono morto, no? Aia. Che è successo? Game over. Vabbè. Spesi molto bene i nostri 3 euro, non trovate? Hai trovato una chiave. The door is locked. Ok, ma l'inventario? Come faccio ad usare la roba dell'inventario? Come si fa ad usare la chiave? Come faccio? Ma ci sbatte le tette contro. Za za za. Va. Ta ta ta. No! No! No, 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 no. Vabbè, allora. Cerca dentro il cesso. Oddio. Ho trovato una graffetta per fogli. Cosa mi ci combino? Vabbè. Una graffetta per fogli, ma guarda, non lo so, non saprei. No! No. Porco. Mi fa una fregarella, capito? Codici di combinazione. Oddio, adesso sono quasi certo di poter aprire la cassaforte perlomeno. Dai, ditemi che è così. Dai. Oddio, ho trovato un piede di porco. Proviamo ad aprire la porta di ferro. Secondo me non ci riesco comunque ad aprirla. Qualcosa mi dice che ciò che ho raccolto finora non basta. È sempre così. E invece no, ce l'abbiamo fatta.
Oddio, un cadavere appeso. Deve essere un cadavere. No, non sbagliare. Ecco, e non trovo niente, niente. Ma vaffanculo. Ma che si inceppa la bara? Si inceppa la... Ma che cazzo? No, avete visto anche voi. No, lo sapevo. Ma per forza si bugga tutta la barra. Come fa una... Vaffanculo, vaffanculo. Ma proviamoci un'ultima volta. Ma guarda, io non lo so. Non sono proprio portato per questo genere di giochi. Io non... Guarda. Aspetta. No, no. No, non puoi fare questo. È deformato, è deformato. Ma serio? No. Adesso dobbiamo aprire la porta già aperta per andare avanti. Oddio, questi sono attrezzi. Questo posto non mi piace. Surprise, motherfucker. No! No, 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 dai, dai. Cioè, c'è uno lì. C'è uno lì e tenuto a reagire. Reagire a che cosa? Ci si spegnisce all'improvviso. Non puoi farci nulla. Non si può giustificare una situazione del genere. Cosa dovrei fare in quel contesto? Te lo dico io, disinstallare il fottuto gioco. Possiamo attribuire la causa dell'esistenza di alcuni di questi giochi di merda al fatto che Unity è gratuito, chiunque può farci un gioco. Unreal Engine da non troppo tempo è diventato anche quello gratuito. Tutto gratuito, tutto accessibile. C'è quello schifo di FPS Creator, Game Guru. Questa roba ha dato una grossa mano a questi sviluppatori. Via, per questa volta è tutto. Ragazzi, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.